botta. Ho bisogno di parlarti. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Te lo chiedo io. Come si fa a dormire così tanto? Me lo vuoi spiegare? Stanotte avrai dormito come minimo 10 ore. Stavo solo facendo un sonnellino. Dormire è l'attività che mi riesce meglio. Riesco ad addormentarmi in qualunque momento e luogo. Mi basta chiudere gli occhi e contare. 1, 2, 3. Nobita! Non hai dei compiti da fare? Sì, qualcuno sì. Voglio che tu li faccia subito. D'accordo. Non ci riesco. Sono arrivato. Ciao. Oh, come sei silenzioso, a cosa pensi? Penso che vorrei tanto essere un calzolaio. Un calzolaio? Proprio così, esattamente come nella fiaba. Ricordi, una sera un povero calzolaio si addormentò senza aver terminato il lavoro. Mentre dormiva però, arrivarono gli gnomi che finirono il lavoro al suo posto. Sì, certo, me la ricordo. È una fiaba dei fratelli Grimm. Come lo invidio. Ti immagini se ci fosse un Ciuschi che mentre dormo fa il lavoro al posto mio? Sì che c'è. Sarebbe il massimo, non dovrei più preoccuparmi di... Esiste un Ciuschi così? Sì, sì, è proprio al caso tuo. Eccolo. Ho sbagliato. Oh no. La gnomo casa. Prima di addormentarti pensi a un lavoro da fare. E quando è il momento gli gnomi robot escono dalla casetta e lo eseguono. Fantastico, è proprio quello che fa per me. Perfetto per i compiti di scuola. Non dirmi che hai intenzione di usarlo per i compiti di scuola, eh? No, no, figurati. Però non ho ancora ben capito cos'è che può fare o non può fare. Può fare qualunque cosa, non per niente l'ho creato io. Quindi accetta richieste di tutti i tipi? Certo. Più tardi chiederò in gran segreto di farmi i compiti. Mamma, c'è qualcosa che posso fare per aiutarti? No, niente, ti ringrazio. Anche perché quando mi aiuti combini solamente pasticci. Hai sentito che cosa ha detto? Devi guadagnarti la sua fiducia. Stavolta sarà diverso, mettimi alla prova. E va bene. Visto che insisti. Mi ha chiesto di lucidare le scarpe. Sì, ma questo posto non mi sembra adatto per fare un sonnellino. Ah, non ti preoccupare. 1, 2, 3. Come fa ad addormentarsi così di botto? È incredibile. Hanno terminato. Guarda. Oh.
occhi. Sembrano quasi nuove, tanto luccicano. Oh, funziona ancora meglio di quanto sperassi. Gli gnomi robot possono assolvere qualsiasi compito. Allora approfittiamone, no? Ok! Shizuka, sei in casa? Eccomi! Ciao, come mai sei qui? Per caso hai un lavoretto da farmi fare? Un lavoretto? Ma in effetti sei arrivato nel momento giusto. Devo togliere tutte quelle erbacce e avrei proprio bisogno che qualcuno mi aiutasse. Lascia fare a noi. Tu vai a riposarti che sei stanca. Pensiamo noi al giardino. Non volete che vi dia una mano? No, non ce n'è bisogno. Ok, in questo caso non insisto. E adesso entriamo in azione! 1, 2, 3. Un po' di tè freddo, con questo caldo avrete sete. Oh. Ah! Avete già finito? È stato facilissimo! Sì! E allora niente da fare? Non riesco a individuare il guasto. A me sembra tutto in ordine. Che succede? Avete un problema alla macchina? Non disturbateci, stiamo lavorando. Se vuoi la posso riparare io. Che ridere! L'aggiusterò ad occhi chiusi invece. Uno, due, tre. Funziona! Com'è possibile? E tu che non volevi credermi? Sei stato grandioso! Ricordami di ringraziarti uno di questi giorni! Ehi, Nobita! Ho visto cosa hai fatto! Sei stato bravissimo! Puoi riparare la nostra lavatrice! Anch'io avrei un favore da chiederti! Sì, anch'io! Tranquilli, risolverò qualunque tipo di problema! Non devi esagerare, se no stanotte non chiuderai occhio! Non preoccuparti, ho abbastanza sonno da accontentare tutti! Chi vuole essere aiutato per primo? Fatemi sotto! Finito. Siamo a casa? Vuoi dirmi dove sei stato? È tardissimo. Ho dovuto aiutare degli amici, contavano su di me. Sbrigati a cenare, che dopo devi fare i compiti. Hai capito? Sì, sì, lo so. Secondo me è fin troppo tranquillo. Spengo la luce? Sì, grazie. Mi fate i compiti, per favore? Ecco fatto. 1, 2, 3. Ma perché non dormo? 1, 2, 3. Ok, 1, 2 e 3. Non ci riesco. Che guaio, non riesco ad addormentarmi. Se non faccio i compiti, la mamma mi metterà in castigo. Hai visto? Che cosa ti avevo detto? È vero, Doraemon. Oggi picchi, avevi proprio ragione tu. È logico che tu non riesca a prendere sonno. Hai dormito troppo durante il giorno. Mi spiace.
piace per te, amico, ma devi fare i compiti da solo. Gli gnomi possono aiutarti solo se stai dormendo. Ecco, alla fine quello che ci rimette sono sempre io.